Buonasera, ben ritrovati, quotidiano appuntamento con Azzurra Sport, ancora la 51esima edizione del Rally delle Valli Ossolane nel menù di oggi, poi calcio e basket, in apertura però il volley perché è arrivato il quinto acquisto della Igor 2015-2016, il volto nuovo è quello della schiacciatrice belga Hélène Rousseau. Nell'ultima stagione ha giocato a Modena, nelle cui fila ha chiuso come seconda per rendimento realizzativo alle spalle di Samantha Fabris, che ritroverà a Novara perché è stato il primo acquisto della nuova Igor con 3,54 punti per media a 7. La schiacciatrice di Jet ha soli 24 anni, può vantare due stagioni in Svizzera con il Volero Zurigo, dove ha vinto due scudetti, due coppe di Svizzera e due supercoppe, due in Polonia, una a Lodz e una a Musna, con cui ha vinto anche la Coppa CEV, e due appunto in Italia, entrambe giocate con la maglia di Modena. E dal volley alla beach, infatti Summer Beach torna nel nostro territorio, sarà a luglio, precisamente a Cannobbio. Al termine della 43esima stagione della propria attività pallavolistica indoor, prima affiliazione nel lontano 1972, Pallavolo Aziora celebra nell'estate 2015 anche il 23esimo compleanno della manifestazione più datata del beach volley piemontese. Summer Volley prese infatti il via nel lontano 1993, quando i primi campi da beach volley facevano le loro prime timide apparizioni sulla scena della provincia di VCO. Numerose, come sempre, le novità proposte agli appassionati di questa disciplina sportiva olimpica. Summer Volley rimane a pieno titolo nel programma del circuito nazionale Beach Volley, coordinato dal settore Beach Volley della Federazione Italiana Pallavolo, con due eventi classificati Serie Beach 3. I partecipanti, divisi anche quest'anno in due categorie, Open maschile e femminile, dovranno obbligatoriamente munirsi della licenza Beach Volley 2015, cosa che determinerà però l'assegnazione in ogni tappa del programma dei preziosi punti del ranking nazionale. Due le tappe in programma con sedi di gioco tutte all'interno della provincia del VCO, sulla quale è competente territorialmente il comitato provinciale della FIPAV, presieduto da Gianni Panzarasa, da sempre al fianco dell'evento per eccellenza del beach volley regionale piemontese. Si giocherà in entrambe le date a Cannobbio, l'11 e 12 luglio e il 18 e 19 luglio, gli appuntamenti in programma. Sarà infatti la città di Cannobbio ad affiancare come sponsor istituzionale l'intero percorso di Summer Volley, con Hobby Hen Volley partner tecnico al fianco di un prodotto organizzativo che qualifica in modo originale il contesto territoriale di una provincia alpina e di una delle sue località più accoglienti dal punto di vista turistico. Territorio che dal progetto Beach Volley Alta Quota ha ricavato una larga diffusione di impianti per la pratica di questa disciplina olimpica, almeno 20 Beach Volley Club omologati nella sola provincia del Verbano Cusio-Ossola. Il via agli incontri sabato 11 luglio nell'ambiente glamour del Lido di Cannobbio, pronto ad accogliere i beachers nel loro doppio impegno del programma predisposto dal promoter di Summer Volley, Marco Caccaterra. Ora parliamo di calcio, cominciamo dal CSI con uno schiacciante 4-0, la Betteo Rottami ha conquistato la finalissima dei playoff del calcio a 7. La formazione di Verbania ha superato il Club Napoli che aveva dominato la stagione regolare. La finalissima si giocherà giovedì 18 giugno al centro pastorale San Francesco di Verbania, vedrà appunto in campo il Pesce d'Oro che aveva superato nella semifinale 5-3 il Road Café ed appunto la Betteo. Sempre giovedì in concomitanza si svolgerà anche la finale per quanto riguarda il calcio a 11 che vedrà opposte il VCO Spurghi e l'Antrona 2006. Ed ora il calcio mercato che sta scaldando i motori, doppio colpo della Castellettese alla corte di Arbeglia, arrivano due fedelissimi come Bogogna e Rinaldi, grandi protagonisti della cavalcata vincente di Arbeglia con la sua Accademia Borgomanero nell'ultimo campionato di prima categoria. Cristian Nicolini, ex centrocampista tra le tante di Verbania e Juve Domo, lascia invece l'Oleggio, dove potrebbe approdare l'attaccante Briola, capocannoniere due anni fa nel campionato di prima categoria con il San Rocco, nell'ultima stagione gol pesanti con la maglia della Virtus Cusio. Nicolini potrebbe finire alla Rona di Fabio Bolzoni. Ed ora parliamo di basket perché è stato ratificato l'accordo di collaborazione tra Arona e College Basket Borgomanero, presentato il tutto nella sala consigliare del Comune di Arona. Paracchini, questo accordo, questa collaborazione che ci sarà con il College Basketball non può che portare benefici a una e all'altra società.
Beh, abbiamo pensato proprio così, per portare benefici a tutte e due, per portare benefici in primis ai ragazzi, prima che alle società, e per portare un pochettino di competitività anche, se possibile, nella nostra zona. Quali saranno i termini dell'accordo? Bah, l'accordo sarà in questi termini, si comincerà diciamo in maniera delicata dall'under 15 in su, e mentre invece dall'under 18 e l'under 20 avranno già delle persone che gireranno e che giocheranno nelle varie squadre. Quindi giocatori vostri che andranno a giocare da loro, e anche viceversa per caso? Anche viceversa, perché dobbiamo fare la DNG, quindi abbiamo bisogno anche di giocatori di Borgo. Diciamo che un unire le forze di due realtà che siamo qui a presentare questa sera, importanti, che soprattutto a livello giovanile hanno fatto tanto per far crescere i ragazzi, che stanno cercando quotidianamente di unire le forze e mettere insieme per offrire ai ragazzi, che devono essere sempre il centro del progetto, un prodotto migliore. Ecco. Voi avete appena ottenuto un grosso risultato con i ragazzi. Ma sì, penso che quando si lavora con i ragazzi bisogna sempre vedere a media e lunga scadenza. È chiaro che i risultati immediati, come una convocazione nazionale, le finali nazionali, fanno sempre molto piacere alla società e sono un buon segno, perché vuol dire che stiamo lavorando nella direzione giusta. Ma il percorso di crescita di un ragazzo del settore giovanile è molto lungo, molto difficile, ha tanti aspetti da curare, e con questa unione penso che possiamo farlo ancora meglio. College Basketball, quanti ragazzi gravitano attorno alla vostra società? Ma diciamo che direttamente si parla di 400 ragazzi, poi dopo con le società che gravitano, come la Lucciola Novara, come Gemme, come il Novara Basket, come altre che entreranno a breve nel progetto, diciamo che vogliamo diventare tutti assieme un polo molto importante per la provincia di Novara. Un polo che potrebbe andare a toccare diciamo quasi il 70% dei tesserati della provincia di Novara. E sempre per la palla a spicchi proseguono i rumors sulla composizione dei gironi di A2 del prossimo anno. L'ultima indiscrezione è che non sarà più una divisione meritocratica, bensì territoriale est-ovest. Cambia la composizione dei due gironi di A2 della prossima stagione. Dopo le ripetute proteste da parte delle società, passo indietro della Lega e della Federazione Italiana Pallacanestro. Non più divisione meritocratica, ma territoriale. Non tra un girone centro-settentrionale ed uno centro-meridionale come era lecito attendersi. Si va verso una divisione dell'Italia cestistica tra ovest ed est. La Paffoni sarebbe inserita nel girone ovest insieme a Biella, Casale, Tortone e Casal Pusterlengo, non a Legnano, che per misteriosi motivi finirebbe nel girone est. Omegna giocherebbe contro Siena, ma si troverebbe ad affrontare tante costose trasferte al sud. Stando così le cose, infatti, giocherebbero contro Latina, Ferentino, Napoli, Caserta, Reggio Calabria, Rieti, Agrigento, Trapani e Scafati. Un salasso dal punto di vista economico. Nell'altro girone, quello est, ci sarebbero Bologna, Brescia, Chieti, Ferrara, Imola, Iesi, Legnano, Mantova, Matera, Ravenna, Recanati, Roseto, Treviglio, Treviso, Trieste e Verona. Bene precisare che si tratta di indiscrezioni uscite dalla riunione di Lega. Potrebbero infatti esserci nuovi stravolgimenti, anche perché dal punto di vista economico le piemontesi e Casal Pusterlengo sarebbero molto penalizzate, dovendo affrontare molte trasferte aeree. C'è infatti chi assicura che entro il 9 luglio, quando i gironi dovrebbero essere ufficializzati, arriveranno nuove ipotesi su cui discutere. E chiudiamo con un altro servizio dedicato all'edizione 51 della Rally delle Valli Ossolane, tutti i vincitori delle varie categorie. Il Valli Ossolane è un rally unico in Italia nel suo genere, unico perché è arrivato alla 51esima edizione, unico per il suo pubblico, unico per i tantissimi equipaggi iscritti. Nonostante la crisi, nonostante altre manifestazioni blasonate facciano fatica a raccimolare qualche decina di iscritti per poi saltare all'ultimo momento per mancanza di numero minimo, al Valli 2015 sono partite 109 autovetture, di queste 61 hanno terminato una gara davvero selettiva. Detto ampiamente dei primi, Caffoni, Miele e Pinzano, e delle polemiche sollevate a seguito dell'annullamento della prova spettacolo di Piedimulera che hanno portato all'esclusione volontaria di Perico, facciamo il punto sugli altri equipaggi. Certamente positiva, anche se rallentata da qualche problema di appannamento che ne ha complicato la visibilità, la gara degli ossolani Fabrizio Margaroli e Andrea Dresti su Ford Fiesta R5, che hanno terminato quarti a 7 secondi dal terzo gradino del podio. Dopo un paio di anni di assenza è tornato il pirata Alessandro Bocchio,
Dopo un buon avvio di seconda tappa, a Montecrestese, Crodo e Fomarco ha messo in mostra le sue ottime capacità di guida sul bagnato, è stato penalizzato da una foratura e ha concluso al quinto posto. Sesto assoluto l'equipaggio Canella Gria, la cui gara è stata segnata dai problemi tecnici riscontrati in avvio di manifestazione. Per il motore della loro Peugeot Super 2000, così come per il motore di Caffoni, si parla di possibile sabotaggio con tanto di denuncia contro ignoti presentata alle forze dell'ordine. Andrea Giudici ha faticato non poco a prendere le misure sul bagnato di una impegnativa Ford Fiesta R5. Nelle prove speciali disputate non è mai andato sotto al quinto posto, chiudendo il rally in settima posizione. Dietro Giudici e fatichi, Cusiani, Silvano Patera e Anna Ravano su Peugeot 207. Al nono posto assoluto Andrea Spataro, navigato da Pietro D'Agostino con la Renault Clio numero 56. Spataro, di cui in futuro si sentirà molto parlare, si è aggiudicato il gruppo N, oltre che la speciale classifica del Fumar Marc de Traverse, organizzata dai ragazzi di Vicciorelli, che nonostante la delusione per l'annullamento della prova spettacolo di Piedimulera, sono già al lavoro per riproporre l'iniziativa nel 2016. Di particolare rilievo la vittoria in A6 dei verbanesi Tosi Rizzo, partiti con il numero 84 e decimi assoluti nella classifica finale. La vittoria di R4 invece è andata allo solano Stefano Serini, che ha approfittato della rottura di un braccetto nell'ultima prova speciale sulla Subaru di Ricciardi, che si era fin qui comportato molto bene. Positiva la prova di un'altra vecchia conoscenza del Valli, Daniele Nicolini, che con l'11° posto assoluto si è aggiudicato la classe R3. A Rolando e Chilà su Clio, una delle classi più partecipate, la Super 1,6, per loro il 13° posto finale. Baiardi e Patritti primi in A7 2000, Manuel Varnero e Francesco Porta si sono aggiudicati la K11. La classe R2 B1600 è stato appannaggio di Alessandro Slenghi e Andrea Lupo. Bianchi e Buffoni hanno vinto la ST B2, mentre Castagna e Bossutto la N2 1600. L'equipaggio numero 123, Sir Roberti, ha fatto la sua la classe A0 e per finire Bellotti della Volpe si sono imposti nella N1. Da segnalare infine che il Memorial Adolfo Macri è andato a Mauro Grossi, navigatore di Caffoni, in quanto primo navigatore ossolano classificato. E con questo servizio noi chiudiamo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Vice Azzurra TV. We'll be right back.